Yasu Food nasce nel 2016 e nasce dalla folle idea di regalare a tutti i nostri amici 15 anni di viaggi tra Medio Oriente e Indonesia. Viaggi fatti di compagnia di Mr. Bunashi, che è cofondatore del brand ed è un produttore di oud con delle fabbriche in Giacarta, che mi ha accolto nel magico mondo dell'oud, quindi mi ha insegnato tutto, mi ha obbligato a valutare oltre 100 lotti diversi di oud, quindi mi ha trascinato nel suo mondo e mi ha fatto scoprire tutto quello che nasconde la produzione dell'oud. Abbiamo voluto mettere alla prova questo ingrediente, usarlo a modo nostro, usandolo non per dominare olfattivamente la nota olfattiva, ma proprio per cercare di diventare un ponte di valore tra tutti gli altri ingredienti. La crop più di una fragranza è un'infusione, quindi nasce assolutamente da una scelta di ingredienti fatta a caso e dosati senza alcun tipo di rigore scientifico. È semplicemente il meglio che Avunashi ha nella fabbrica, che viene messo in infusione e gli ingredienti vengono aggiunti secondo quello che reputiamo essere interessante per noi. Quindi non sappiamo né che quantità né che tipo di fragranza ci sarà alla fine del processo. E questo è quello che la rende unica. Empatia rappresenta uno dei momenti più belli che si può avere quando si è in Medio Oriente, nel giardino o nel salotto di amici che ti invitano a passare con loro la serata, che è il momento in cui si fuma la shisha. Fumare la shisha vuol dire stare in silenzio, godersi il momento, essere avvolti in questo fumo bianco e profumato che ci piace definire come bolla della perfezione, comunque l'unica cosa che è capace di davvero creare empatia tra le persone che sono lì. In Empathy troviamo tutti gli elementi di quel momento, che è il tabacco, una nota fruttata costruita sulle foglie di pero e l'empatia che si crea tra gli amici. Con The House of Food abbiamo chiuso il capitolo delle nostre storie medio orientali e abbiamo cominciato a raccontare storie differenti, storie che ci riguardano, e abbiamo deciso di sviluppare nuove collezioni con l'acronimo di The House of Food, cioè TU. TU rappresenta questo, rappresenta la bellezza di potersi far contaminare dal valore delle persone che incontriamo, che hanno sempre qualcosa da darci, e su quello noi costruiamo le fragranze di TU. Le persone che abbiamo incontrato sono persone che fanno parte già della nostra vita o persone che si aggiungono. Abbiamo lavorato con Xenia Pianchina, abbiamo lavorato con Maurizio Cerizza e Christian Calabro, abbiamo deciso di lavorare con Kai Wan, uno street artist. Tutti loro sono stati in grado di darci un punto di vista differente e hanno permesso di raccontare con una profumeria contemporanea il loro modo di dare valore alle cose che fanno. Il nostro prodotto è frutto di creatività italiana, del gusto dei nostri designer, della bravura dei nostri artigiani, e tutti questi elementi sono raccolti nel nostro packaging. Il packaging di TU e The House of Food vuole rappresentare l'eccellenza italiana e la bellezza di fare le cose. Questo abbiamo deciso di farlo con tre elementi che caratterizzano il nostro packaging. La verniciatura, che è fatta a mano in Italia, rende ogni flacone unico. La forma del flacone, che è ispirata dal palmo della mano. Ed è un design top down che esprime bene il nostro modo di vedere le cose, cioè dal nostro punto di vista. L'ultima fragranza che abbiamo fatto con TU è What About Pop. What About Pop sfida i criteri del gourmand. Abbiamo deciso di costruire un gourmand fatto su caramello, popcorn e extra vanilla, un ingrediente che produciamo internamente, un nostro captive. What About Pop è esattamente quello che TU rappresenta, cioè profumeria contemporanea che cerca di riscrivere le regole del gioco senza perdere la bellezza della tradizione.